Amici di RC Sport, buona Pasquetta, una Pasquetta surreale, questa è condizionata dall'emergenza del coronavirus, un silenzio irreale tutto intorno a noi, nessuna macchina, nessun rumore, soltanto il cinguettio degli uccelli che sono la nota che ovunque in Italia caratterizza questa serie di giornate nelle quali la presenza dell'uomo non c'è. Ci sono soltanto gli uccelli, altri animali che stanno tornando, evidentemente avendo percepito l'assenza dell'uomo, ad impossessarsi del territorio. Abbiamo visto un'anatra in una famosa fontana di Roma, abbiamo visto l'erba che comincia a crescere nel selciato, laddove ci sono i sampietrini. Abbiamo visto altri animali ritornare a passeggiare indisturbati nel centro urbano. La natura si riprende quegli spazi che l'uomo le aveva sottratto. Ma questa è una vicenda parallela al mondo dello sport del quale noi ci occupiamo e sul quale dissertiamo. In questo periodo di stasi di tutte le attività sportive, di tutti i campionati, è stata anche l'occasione per riflettere sulla deriva nel quale questo mondo, soprattutto nel professionismo, era caduto. Molta gente ha cominciato a fare dei parallelismi. Un infermiere piglia 1.800 euro al mese, se ci arriva, per stare a contatto con quegli ammalati. 108 medici prenderanno più di 1.800 al mese, ma non molti di più, sono morti. E poi ci sono degli atleti super tatuati, super fotografati, super unti dal Signore che siglano contratti di milioni di euro. Milioni di euro nelle vecchie lire significa miliardi di lire, somme che sarebbero messe insieme necessarie e sufficienti a costruire tanti ospedali, a comprare tantissimi supporti medico-chirurgici. Oggi va di moda il termine ventilatore, mascherine, ma non sono solo quelli, ce ne possono essere tantissime per tantissime altre forme di patologia che stentano a trovare facilità nel reperimento dei fondi necessari per la ricerca. Quante volte si è fatto ricorso alla generosità? Il Telethon, per dirne uno, o la AIRC, ovvero sia l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, che si basano sulla solidarietà degli italiani, o Save the Children, che si basa essa pure sulla solidarietà a livello mondiale per venire incontro alle migliaia di bambini che ogni giorno muoiono di denutrizione. Quindi il mondo dello sport, questo mondo dorato nel quale impera il cinismo, perché vuole dirlo, impera il cinismo, i manager in tutte le discipline, che sia calcio, che sia motorismo, sono gente che devono raggiungere degli obiettivi che perseguono senza guardarsi intorno. Il sentimento dell'amicizia probabilmente in quel mondo non può esistere, o ammesso che esista, deve essere messo da parte davanti all'interesse per il raggiungimento dell'obiettivo, che è fortemente sostenuto dal contributo economico degli sponsor. Quindi una macchina, se vogliamo, infernale, che stritola un po' tutto e tutti alla ricerca del risultato, alla ricerca del record, che talvolta è un'inezia, un millesimo di secondo, un nanosecondo, così come infinitesimale è la dimensione del virus che ci ha costretti tutti quanti a stare a casa e che ha ucciso decine di migliaia di persone in tutto il mondo. E allora dobbiamo domandarci quali sono le priorità, per quando si ritornerà a una vita normale, quale sarà la priorità che lo sport dovrà tornare a seguire. Essere nuovamente la fucina di un professionismo per gente onusta di gloria e di tatuaggi che, terminata la carriera agonistica, spesso non ha fatto poi una bella vita, ha sperperato quello che aveva guadagnato e qualcuno è finito pure in galera per dei reati paragonabili a quelli fatti dai ladri di polli. Quindi il mondo che noi vorremmo che venisse forgiato dallo sport, dal mondo dello sport, deve essere un mondo che abbia anche valori. Probabilmente è più interessante un atleta che sia professionista
portatore di valori e a sua volta sappia trasmettere valori, che non il superatleta capace di abbattere il record dei record e iscrivere il proprio nome nella storia, ma a costo di quali passaggi, di quali sacrifici, e che smesso il casco, smesso le scarpette chiodate o gli altri supporti individuali necessari per praticare quello sport, non sappia esprimere solidarietà, non sappia esprimere sentimento, non sappia donare amore.